come se avessi sciolto la catena di una nave che se ne stava tranquilla alla fonda. Essa naviga ora inarrestabile nella corrente, in giù, a ritroso, quando ero bambina. Quando ero bambina avevo un fratello di nome Esaco, che io amavo sopra ogni cosa e lui me. Più di me amava solo la sua giovane e bella moglie Asterope, e quando lei morì di parto, neanche lui poté più vivere e si gettò nel mare dagli scogli, ma fu salvato da chi lo sorvegliava. Fino a che una volta andò a fondo e non fu trovato, fino a che dal punto in cui si era immerso nel mare emerse una nera astrologa dal collo rosso, nel quale l'interprete dell'oracolo calcante riconobbe la figura mutata di Esaco, che venne subito posta sotto la protezione della comunità. Io sola non potevo dimenticarlo. Fu la prima volta. Io sola mi dimenai in convulsioni sul mio giaciglio, gridando per giorni e notti. Anche se fossi riuscita a credere, ma non lo credevo, che mio fratello Esaco fosse un uccello, che la dea Artemide, la quale era ritenuta capace di azioni singolari, trasformandolo, avesse assecondato il suo più profondo anelito. Io non volevo un uccello al posto di mio fratello, volevo lui, Esaco, l'uomo vigoroso, dalla pelle calda e dai bruni capelli crespi, che con me era diverso da tutti gli altri fratelli del palazzo, che mi portava sulle spalle non solo attraverso i cortili, ma anche attraverso le viuzze della città costruita attorno alla rocca, la quale, come quella, ora è distrutta, e dove tutti coloro che ora sono morti o prigionieri lo salutavano, che mi chiamava mia povera sorellina, e mi portava fuori in aperta campagna, dove il vento di mare soffiava tra gli ulivi, faceva lampeggiare le foglie come argento, sicché guardarle mi causava dolore, che infine mi portò in quel villaggio alle pendici del Monte Ida, dove era di casa, già che è vero che suo padre era Priamo, ma sua madre era Arisbe, che allora mi parve vecchissima, anche sinistra, e di cui vidi balenare i bianchi occhi del fondo del buio di un piccolo ambiente coperto d'erbe pendule, mentre Asterope, la giovane snella moglie di Esaco, salutava il marito con un sorriso che mi trafisse la carne. Volevo riavere lui, anima e corpo. Urlavo: lui, 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 Esaco! E mai avrei voluto, ma questo lo pensai soltanto, un figlio. Sì, fu allora che udii per la prima volta è uscita di senno. Efuba, la madre, con braccia di cui c'era una forza virile, mi ha schiacciato le spalle convulse, tremanti contro la parete. Sempre la convulsione delle membra, sempre contro di esse la fredda, dura parete, vita contro morte, la forza della madre contro la mia impotenza. Sempre una schiava che mi reggeva il capo, e sempre l'amaro succo bruno che Partena, la nutrice, mi somministrava. Sempre il solito sonno pesante, i sogni. Quel figlio di Asterope e di Esaco, che era morto insieme a sua madre al momento della nascita, cresceva dentro di me. Quando fu il tempo, non volli metterlo al mondo. Allora lo vomitai ed era un rospo che mi disgustò. Merope, il vecchissimo interprete di sogni, mi ascoltò con attenzione. Poi raccomandò a Ecuba di tenere lontano da quella figlia tutti gli uomini che somigliassero a Esaco. Come gli veniva in mente una cosa del genere, deve aver chiesto furente Ecuba al vecchio, che scosse le spalle e se ne andò. Priamo si sedette accanto al mio giaciglio e in tutta serietà discusse con me di affari di Stato. Era un peccato, un grande peccato, che al mattino non potessi sedere io in consiglio al suo posto, nei suoi panni, sulla sedia, dall'alto schienale. Amavo il padre ancora più del solito quando si preoccupava per me. Che lui prendesse ogni problema su di sé, lo sapeva chiunque nel palazzo. Io lo prendevo per un segno di forza, tutti gli altri per debolezza. Allora diventò debolezza. Frenetica e rapida la successione delle immagini nella mia testa, stanca. Le parole non riescono a tenere loro dietro. Singolare somiglianza delle tracce che i ricordi più diversi incontrano nella memoria. Queste figure si illuminano sempre, come segnali,
Priamo, Esaco, Enea, Paride, sì, Paride, Paride, l'impresa della terza nave, che ora mi è chiara in ogni suo presupposto e in ogni sua conseguenza, mentre allora quasi mi smarrì in un impenetrabile garbuglio. La terza nave! Forse, perché nel periodo in cui essa veniva armata, io mi stavo preparando ad essere consacrata sacerdotessa, avvenne che mi paragonassi a quella nave, che legassi segretamente il mio destino al suo. Cosa avrei dato per partire con essa? Non solo perché sapevo, questa volta Enea avrebbe accompagnato suo padre Anchise nel viaggio, non solo perché lo scopo della spedizione, se lo si voleva esaminare a fondo, sfumava continuamente, lasciava spazio sufficiente ad aspettative miracolose. No, ero sconvolta e preparata a tutto dal graduale, faticoso disvelamento dei punti più scabrosi della storia della nostra casa. Dell'imprevisto riaffiorare di uno sconosciuto fratello perduto. Ancora una volta mi turbò molto, troppo, il giovane straniero che improvvisamente prese parte lì ai giochi commemorativi per un fratello senza nome morto presto. Pur senza conoscerlo, tremai alla sua vista. La sua bellezza mi bruciò in modo insopportabile. Chiusi gli occhi per non esservi esposta più a lungo. Doveva vincere tutte le gare. Le vinse tutte. La gara di pugilato, la prima corsa, poi la seconda, alla quale i miei fratelli invidiosi lo avevano più costretto che invitato. Quella ghirlanda gliela misi io. Non me lo si poté rifiutare. Tutto il mio essere gli si fece incontro, lui non se ne accorse, il suo viso mi parve velato, come se il corpo fosse presente e sotto il suo controllo, ma non lo spirito. Non era dentro di sé e restò così. Se ci rifletto bene, sì, restò così. Ma è questa autoestraniazione di un principe la chiave di una grande guerra? Daranno spiegazioni di tal genere? Temo, hanno bisogno di queste motivazioni personali. Poiché mi trovavo nel mezzo dello stadio davanti, dovetti farmi raccontare quello che frattanto accadeva fuori. Lo sbarramento di tutte le uscite da parte dei soldati della Guardia Reale. Si udì per la prima volta che un giovane ufficiale di nome Eumelo si era distinto in quest'operazione per accortezza e rigore, severi controlli. Dentro, a pochi passi da me, vidi questo. Ettore ed Eifobo, i miei due fratelli maggiori, che piombava una spada sguainata sul forestiero più stupito che spaventato, davvero non capì che la graduatoria dei vincitori nei giochi era prefissata. Che avevo violato una legge? Aveva violato una legge? Non lo capì. Poi, al di sopra del ronzio minacciosamente crescente dello stadio, la voce penetrante. Priamo, quello lì è tuo figlio. E io. Ma perché poi, nel medesimo istante, seppi, era la verità. Solo poi, il movimento della mano del padre che paralizzò le spade dei fratelli, il cenno del capo della madre impietrita, dopo che il vecchio pastore l'ebbe bostrato un nastro per legare le fasce, e la modesta risposta del forestiero al re che gli chiedeva il nome, Paride, risa soffocata dei fratelli, Borsa, Sacca si chiamava questo nuovo fratello. Sì, disse il vecchio pastore. La borsa dentro cui lo avevi portato in giro piccolissimo, il figlio del re e della regina, sulla montagna. Esibì la borsa. Era vecchia quanto lui, se non più vecchia. Poi, con uno di quei bruschi cambiamenti che sono, erano, caratteristici dei nostri eventi pubblici, il corteo trionfale verso il palazzo al centro Paride. Un momento. Non somigliava questo corteo a quell'altro, con il bianco fanciullo da immolare al centro. Io, ancora una volta muta, nella schiera eccitata e schiamazzante delle sorelle, dolente
e ferita, lacerata. Perché si trattava di Paride, questa volta provavo una gran smania, volevo scoprire tutto. Dissi anche qualcosa del genere, credo, in modo imbarazzante. Bene, in seguito non ho più creduto che gli avvenimenti mi si dovessero palesare. In quei primi anni li rincorrevo, tacitamente presupponendo che davanti a me, in quanto figlia del re Priamo, tutte le porte e tutte le bocche si sarebbero schiuse. Lì dove andai, però, non c'erano porte, solo pelli, davanti ad abitazioni che sembravano caverne. Anche la mia gentilezza acquisita mi fu d'intralcio nell'interrogare pressantemente le tre levatrici, femmine, vecchissime, scapigliate, che avevano estratto dal grembo materno Paride e del resto tutti i figli di Ecuba. Senza Marpessa che mi guidava, senza la vergogna che provavo davanti a lei, sarei tornata indietro. Per la prima volta vidi da vicino le caverne abitate sulla sponda ripida del nostro fiume, lo Scamandro, e il popolo composito che era accampato davanti agli ingressi che punteggiava la sponda, che lavava i panni nel fiume, impossibile capire di cosa vivesse, attraverso il quale passai come attraverso una pista di silenzio. Non minaccioso, semplicemente estraneo, mentre Marpessa salutava in tutte le direzioni, riceveva da ogni parte grida di richiamo, anche oscene parole maschili, alle quali nella cittadella avrebbe replicato con lingua tagliente e che qui restituiva ridendo. Può la figlia del re invidiare una schiava? Che domande! Tanto che ancora le ricordo, la cosa più bella in Marpessa, vidi, era la sua andatura. Con vigore, la schiena eretta, senza sforzo, mandava avanti le gambe a partire dall'anca, i capelli scuri raccolti in alto in due trecce. Conosceva anche la ragazza che aveva cura delle tre vecchissime madri, Enone, una giovanissima creatura di straordinaria grazia, perfino per quella contrada, che era famosa per la bellezza delle sue donne. Allo Scamandro era la formula tra i giovani maschi del palazzo. Quando era il tempo della prima ragazza, l'avevo colta al volo dai fratelli. Con orgoglio dissi alle tre levatrici il mio vero nome. Marpessa me l'aveva sconsigliato. Come? Le tre vecchie potevano prendersi gioco di me. Oh, le tre vecchie ciabatte. Una figlia di Priamo? Dozzine ne avevano fatte venire al mondo. 19, corressi. Allora tenevo ancora l'onore della famiglia. Le vecchie contestarono il numero, si misero a litigare tra di loro. Ma non sanno contare, assicurò ridendo Enone. Enone, Enone, era la prima volta che udivo quel nome. Chi altro lo aveva pronunciato? Una voce maschile, Paride. Non l'avevo già incontrata nel palazzo? Quando uscivo dal perimetro della cittadella mi imbattevo sempre in quei rapporti non trasparenti, abbastanza spesso urtanti. Più bruscamente del necessario chiesi alle madri perché secondo loro uno ben preciso tra le dozzine di figli di Priamo non avrebbe dovuto essere allevato. Non allevato? Parve che le tre vecchie simulatrici non conoscessero nemmeno la parola. Oh no, sicuramente no. Al tempo loro questo non era accaduto. No, per quanto ne sapevano. Finché una, con un'aria quasi trasognata, si lasciò sfuggire, sì, quando viveva Esaco. Esaco? Fulminea incalzai. Triplice silenzio. Anche Enone tacque. Marpessa tacque. Lei era, cosa fa da pensare? La persona più taciturna che ho conosciuto nella mia vita. Anche il palazzo, un palazzo di silenzio. Ecuba, reprimendo la sua ira, taceva. Partena, la nutrice, mostrando apertamente la paura, taceva. Io, osservando i modi del tacere, imparavo. Soltanto molto più tardi imparai a mia volta il silenzio, che arma vantaggiosa. Giravo e rigiravo l'unica parola che conoscevo, Esaco, finché una notte all'improvviso da quello saltò fuori un secondo nome. Arisbe non era la madre di Esaco? Che fosse ancora viva? Per
Per la prima volta appresi quello che poi sperimentai spesso, che i dimenticati sanno l'uno dell'altro. Incontrai, non del tutto casualmente, la corta Briseide, la figlia di Calcante, il veggente rinnegato, che con la rapidità del vento era caduto tra i dimenticati al grande mercato d'autunno davanti alle porte di Troia, dove fioriva il commercio tra Oriente e Occidente, e le chiesi stupidamente se mi conosceva. Chi non mi conosceva, Briseide avrebbe esposto i suoi tessuti particolarmente vivaci. Lei, che già in passato era stata oltremodo risoluta, anche impulsiva, lasciò aspettare i compratori per descrivermi con prontezza e in modo impersonale dove avrei potuto trovare Arisbe, e cioè in quel medesimo mercato, nel settore dei vasai. Andai, non domandai a nessuno, guardai le facce. Arisbe sembrava un esacuo più vecchio. Appena mi avvicinai, mostrò che dovevo farle visita nella sua capanna, nel tale posto, ai piedi del Monte Ida. Doveva sapere che sarei venuta, dunque non muovevo un passo inosservata. Allora non mi accorsi nemmeno delle guardie di Priamo, che mi seguivano. Era una ragazzina stupida. Quando uno me le mostrò per la prima volta, tanto il greco ovviamente, feci scene, corsi dal padre, mi imbattei nel re, la maschera. Sorvegliati! Come mi veniva in mente! Servivano a proteggermi. I giovanotti. Se ne avevo bisogno, dovevo deciderlo lui. Non io. Chi non ha nulla da nascondere non ha bisogno di sfuggire all'occhio del re. Da Arisbe andai sola, per quanto ne so, di nuovo alla periferia della città, questo mondo parallelo, anzi agli antipodi, che diversamente dal mondo di pietra del palazzo e della città cresceva e lussureggiava al modo delle piante, rigoglioso, noncurante, come se non avesse bisogno del palazzo, come se vivesse voltandogli le spalle, quindi volgendole anche a me. Mi riconobbero, mi salutarono imperturbabili, ma io ricambiai il saluto un tantino troppo precipitosamente. Era umiliante per me andare lì per informazioni che il palazzo mi negava. Negava? Ho pensato a lungo finché compresi che non potevano negare quello che non avevano, che non capivano nemmeno le domande alle quali cercavo risposta e che sempre più distruggevano il mio profondo legame col palazzo, con la mia gente. Me ne accorsi troppo tardi. L'essere estraneo che voleva sapere ormai mi si era allargato troppo dentro, corrodendomi. Non potevo più sbarazzarmene. La capanna di Arisbe, quanto misera, quanto piccola! Qui aveva vissuto il grande forte Esaco, gli aromi, i fasci d'erbe al soffitto e alle pareti, un decotto fumante al centro, sul fuoco non schermato, la fiamma guizzava e fumava, per il resto regnava l'oscurità. Arisbe, né cortese né scortese, io però ero abituata alla cortesia e ne sentivo ancora il bisogno. Senza esitare, mi diede le informazioni che desideravo. Sì, era stato Esaco, il mio fratellastro, il veggente nelle grazie del Dio, a predire, prima della nascita, di quel fanciullo che adesso chiamavo Paride. Su questo bambino incombe una maledizione. Esaco? Lo stesso pacifico Esaco, sulle cui spalle ero andata a cavalcioni? Arisbe, impassibile. Ma determinante era stato ovviamente il sogno di Ecuba, la quale, cioè, se dovevo credere ad Arisbe, poco prima della nascita di Paride, aveva sognato di partorire un pezzo di legno da cui uscivano strisciando innumerevoli serpenti infuocati. Questo significava, secondo l'interpretazione del veggente Calcante, il bambino che Ecuba doveva partorire avrebbe dato fuoco a tutta Troia. Messaggi inauditi. Dove vivevo dunque?